Allora, Massimo Scevola, una partita che si era messa bene nella prima parte della gara, Villese Sorniona, Villese capace di passare in vantaggio sul rigore, Villese che ha condotto benissimo il primo tempo, poi la ripresa dopo quel nervosismo sul finale, la Villese ha cambiato volto e quindi alla fine è uscita la squadra che è meglio attrezzata per poter disputare questi campionati anche in virtù di un organico sicuramente superiore a quello dei Neroverdi. Ovviamente oggi ho rivisto la partita col San Luca, un primo tempo forte atleticamente, tecnicamente, dove effettivamente abbiamo messo in netta difficoltà il San Luca, così oggi la Stilese. Il secondo tempo effettivamente siamo scesi in campo spenti. Devo capire anche la motivazione, avrò sta settimana per capirla, ma effettivamente non ci possiamo permettere il lusso di poter affrontare queste partite come le abbiamo affrontate il secondo tempo. Io ho cercato di poter cambiare qualcosa con quello che a mia disposizione nell'organico, tenendo conto che avevo Norma Bellè che non si allena da più di 2 settimane, Michele Bellè che viene da infortunio lungo, Ba che ha avuto delle problematiche importanti durante la settimana, in effetti si è visto che il ragazzo non Ha esisteva esordito oggi in Meduri oggi, un campo. ragazzino del Ho 2001 fatto esordire un per l'infortunio 2001, di ho Yatta. giocato con altri 3-2000. Quindi alla fine ho questa piccola soddisfazione, adesso dobbiamo cercare di ricucire il tutto per ritornare a qualche risultato positivo per far sì di tirarci fuori da quella che è una classifica che inizia ad essere preoccupante. Allora, mister Caridi, una partita è iniziata male, il primo tempo la Stilese ha sofferto molto questa Villese, poi la ripresa, grazie anche a dei cambi importanti, la Stilese ha tirato fuori il meglio di sé ed è riuscita a farsi una gara che si era messa male. Giusta analisi della partita, il primo tempo tutto merito della Villese perché ha corso più di noi, ha giocato più di noi eravamo un po' contratti. Sul merito del gol non entro perché comunque è arrivato solo mezza volta in area di rigore, sul rigore, però ha giocato più di noi, noi non eravamo sulle gambe, non riuscivamo a fare quello che volevamo, l'abbiamo fatto 2 volte e basta, ma inconcludenti. Nel secondo tempo abbiamo fatto 2 cambi, abbiamo cambiato modulo. Abbiamo tenuto il pallino della gara per tutti i 45 minuti del secondo tempo, abbiamo trovato i 3 gol, penso che sulla vittoria non ci sia Ma niente da che assolutamente. dire. E faccio i complimenti per il grande primo tempo della Villese e da quando ci sono io e le Stilese sono l'unica che mi ha messo in difficoltà.